Vedete, quando dico destra, sinistra, centro, sotto, tutti uguali sono poi alla fine, perché il potere dà alle volte, no? E mi fermo qua, o sbaglio Stefano Santarossa? Sì, soprattutto quando sono privilegi ingiustificati, che si protraggono poi negli anni, perché come mi sembra abbia raccontato, che addirittura i consiglieri regionali siciliani hanno anche... Io ho raccontato, hanno anche il benefit per la morte, cioè possono andare in pensione oggi, muoiono tra 10 anni, hanno sino a 5.000 euro rimborso per la casa da morto. Tanto paghiamo noi. Sì, questi privilegi vanno assolutamente aboliti. Cosa farne se non denunciarlo? Senta, no, ma questo per raccontare con tutto, insomma, il bene che voglio Rosato, cosa può accadere, no? Perché questo, insomma, è anche il modo operandi in Italia. Ha letto la domanda? Lei che è un radicale, ha letto la domanda che facciamo ai trasportatori, che sta avendo successo? Cioè, questa querel Feltri e con il direttore dell'Avanti, che mi pare in altre occasioni non ha lesinato critiche, no, alla legge sui DIC, o sbaglio? No, no, chiaro. Devo dire la verità, che sono d'accordo con Feltri, bene ha fatto a smascherare le vere immoralità, se vogliamo, del direttore nell'attaccare a suo tempo gli omosessuali, chi avevano certi costumi, e poi egli stesso, oltre ad essere omosessuale, addirittura come dire, molestava la moglie telefonicamente dell'amico. Quindi non ci siamo, e ritengo che davvero chi per anni ha attaccato e ha negato diritti a persone e nuovi diritti agli omosessuali, oggi è giusto che venga fuori qual è la sua vera indole. Qualche perplessità c'è quando questo tipo di operazioni vengono fatte a scopi politici. Ma cioè, su questo non c'è dubbio. Ma io lo sto dicendo da mo'. È ovvio che è tutto un fatto politico, sia quello che scrive l'Avvenire, sia quello che scrive Feltri, perché oggi è questo, insomma, il modo, no, vivente della politica italiana, il gossip. Anche se... Poi le scuole non sono agibili, no? No, no, ma l'importante è sapere quanto e dove. Le posizioni laiche di Feltri le conosciamo, e lui è, ad esempio, per tornare a un tema dibattuti... Se uno che non dibattuti... prende ordini dall'editore, questo è Feltri, visto l'Indipendente, lo abbiamo visto già al Giornale Nuovo, lo abbiamo visto in altre occasioni. No, io ritengo ad esempio che la notizia di questa settimana sia la presa di posizione di Renzo Tondo, Profini, sul tema del testamento biologico. Questa è davvero la novità che speriamo che molti altri del centrodestra seguano, cioè il fatto che su quel testo, sul disegno di legge Calabrò, c'è bisogno davvero che molti parlamentari, in questo caso i deputati di centrodestra e centrosinistra, prendano una posizione di contrarietà e non votino quella legge. Meglio non ci sia legge, piuttosto che venga approvata quella pessima legge che creerebbe davvero difficoltà a molti cittadini. Una legge che non è legge, poi, una legge mostra, così. Una legge mostruosa, degna solo di un paese cattolico. In questo paese, sa qual è diciamo, la pecca, no? È l'errore del politico, che non sa decidere. Ha paura di perdere voti, no? E quindi deve giostrare. Un colpo al cerchio ed una alla botte, no? Cioè, non è il politico che dice: la pillola? Sì, no, sì, no, ma qua, ma là, poi c'è l'intervento magari di qualche, no, sì, cioè l'Italia non va avanti perché c'è sempre, diciamo, la paura di perdere i voti, di perdere il consenso. Forse Berlusconi in questo caso dovrebbe capire che l'85% dei cittadini italiani e il 70-80% dei credenti sono favorevoli all'eutanasia, perché sanno cos'è, sanno cosa significa. Sul letto di morte il medico che ti dice cosa dobbiamo fare. Ma è tutto il testamento biologico, sulla pillola antiabortiva, è tutta una serie, no, di cose. Do, sì, però, ma come? Poi arriva la telefonata d'oltre Tevere, metti giù il telefono. È tutta... Questa è l'Italia, non ce la nascondiamo. Grazie Stefano Santarossa. Grazie a voi. Presidente dei Radicali Friulani.